Un vascone per la lavorazione del gasolio si è trasformato in una trappola mortale per tre operai. È accaduto a San Rocca, a pochi chilometri da Cagliari, nella Saras, una delle più grandi raffinerie d'Europa. Il primo a sentirsi male è stato Gigi Solinas, 28 anni. Pochi istanti dopo in suo aiuto è sceso il collega più anziano, Bruno Montoni, di 58 anni, padre di quattro figli. Il terzo operaio, Daniele Melis, trentenne, è morto anche lui nel tentativo di salvare i compagni. Il quarto componente della squadra, intossicato, è ora in ospedale, ma non è grave. E mentre da Cagliari arrivava il presidente della regione Cappellacci, all'esterno si sono radunati i colleghi delle vittime. È stata una settimana da bollettino di guerra per le morti bianche, perché sono state ben sei. Oltre a quelle di Cagliari, tre operai hanno perso la vita a Pisa, Parma, in provincia di Avellino. Franco Lotito, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL. Per la tragedia sarda ci sono quattro indagati, la magistratura come sempre in questo caso farà il suo corso. Sembrerebbe che mancasse il permesso scritto per la pulizia della cisterna e che l'ordine fosse stato dato a voce. E allora, viene da domandarsi, la paura di perdere il lavoro in un momento di crisi come questo non è che spinga ad accettare anche condizioni di scarsa sicurezza? Non c'è dubbio che il quadro che presenta in questo momento la condizione dell'occupazione è molto grave, molto triste, perché si stanno perdendo molti posti di lavoro e la conseguenza è che quando si riduce la sicurezza del lavoro, purtroppo si riduce anche la sicurezza sul lavoro, nel senso che si dà molto spesso e purtroppo e drammaticamente la priorità alla conservazione di quello che si ha, anche se si deve passare sopra qualche altra cosa che riguarda la condizione nella quale si lavora. Ecco, questo purtroppo è molto triste, perché quando si arriva a contrapporre la sicurezza del posto di lavoro, la sicurezza del lavoro alla sicurezza della persona e dunque la protezione dagli infortuni e dal danno, questo vuol dire che si crea una contraddizione drammatica in fondo alla quale purtroppo può capitare che vengano fuori settimane nelle quali il bollettino è davvero un bollettino di guerra. Ecco, questo è sì davvero molto brutto e quindi si tratta di operare per la sicurezza sul lavoro anche dal versante delle cose che si debbono fare per ridare ai lavoratori la certezza del lavoro che hanno. Sì, perché insomma, morire al lavoro insomma, è ormai una realtà ben presente nel nostro lavoro ed è una realtà inaccettabile. Però c'è chi anche ha sollevato un problema e ha detto sì, ci sono dei controlli, ma qualcuno dice molte volte sono controlli solo cartacei, cioè si firmano delle carte, è stato verificato questo, non verificano, intanto mettono un bollino, firmano e va avanti la pratica. È vero che esiste anche una realtà così? Perché se fosse così è preoccupante. Cioè, anche ammesso che ci siano i controlli, in realtà sono controlli solo cartacei. Diciamo così, che le norme vanno scritte sulla carta e dunque vi sono tante norme che richiedono procedure anche cartacee. Il punto è che gli incidenti capitano quando non si rispettano le norme, come purtroppo è capitato appunto a San Rocco. Sicché io ritengo, noi siamo convinti che il modo più efficace per esercitare i controlli sia quelli di incorporarli dentro il luogo di lavoro. Un controllo meramente esterno che venga da fuori a controllare l'applicazione o no delle norme può non essere efficace, perché magari arriva in ritardo. Occorre invece che sia incorporato dentro il luogo di lavoro il controllo, ad esempio dando valore ad una figura che già c'è e si chiama il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che sta sul luogo di lavoro. Questa è la figura che deve operare per garantire maggiore sicurezza. Grazie, dottor Lotito.